In these circumstances, it's easy to be generous and to thank everybody. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dearest Giulietta, and please stop crying. Giulietta rappresenta per me proprio una specie di chiave, una piccola chiave magica che apre un mondo arcano, insomma. Ha quel tanto di clownesco, quel tanto di estremo, che la fa immediatamente personaggio secondo degli stilemi che mi sono congeniali. Ma lei che ne sa di me? Che ne sa chi so io? E che se fa così, se fa? Non si prende in giro a sto modo. Ma proprio a me vi è cercato questo. Ma... Per quanto possa suonare strano, Federico Fellini, questo straordinario regista conosciuto in tutto il mondo per le forme giunoniche dei suoi personaggi femminili, traeva ispirazione da una donna, sua moglie, Giulietta Masina, che giunonica non era affatto, ma che aveva interpretato per lui due dei personaggi che più di tutti avrebbero occupato un posto speciale nel cuore del marito. Prova ne sia che Fellini, a distanza di anni dalla strada, non ha mai smesso di disegnare o semplicemente scarabocchiare la silhouette di Gelsomina, che della Masina rappresentava una sorta di ideale angelico. Dirigo sempre lo stesso film, era solito dire Fellini, e il suo storico biografo Gianfranco Angelucci, in una recente monografia su Giulietta Masina, ha individuato proprio nella strada quel film che il maestro avrebbe continuato a girare per 40 anni, in quanto progetto pensato da Fellini come suo vero esordio alla regia. Ricordiamo infatti che Lo Sceicco Bianco nasceva come un lavoro su commissione, peraltro da un trattamento di Michelangelo Antonioni, e che I Vitelloni era stato un film di ripiego, dato che i produttori tergiversavano proprio sul finanziamento della strada. Inoltre, il primo contratto stipulato con Dino De Laurentiis venne stracciato da Fellini davanti al produttore napoletano, in quanto imponeva al regista Silvana Mangano nel ruolo di Gelsomina. La strada, dunque, era inconcepibile senza Giulietta Masina. E questo è tanto più vero alla luce di quanto scoperto da Angelucci sulla vita dell'attrice emiliana. Senza troppo addentrarci in zone d'ombra del passato dell'attrice, peraltro ancora tutte da dimostrare, dell'indagine di Angelucci ci basta sapere che la genesi della strada è strettamente collegata a Giulietta Masina e che il progetto in sé rappresentava il primo tentativo di Fellini di narrare per metafore visive la propria vita e quella della moglie. Bisogna pensarle queste cose, ma voi non pensate mai. A che cosa dovrei pensare? Avanti, di. Ma vuoi smetterla con tutte queste stupidaggini? Ma tu, perché mi hai fatto venire qui? A che ti servo? Che cosa cerchi da me? Che cosa vuoi? Ben prima di 8 e mezzo, dunque, Fellini era già incline a quell'autobiografismo che avrebbe caratterizzato gran parte della sua filmografia a venire, a partire da un rapporto di coppia, quello tra Gelsomina e Zampanò, già interpretabile nel 54 come uno specchio deformante il matrimonio tra Giulietta e Federico. Una volta speravo solo di tornarci a casa mia. Adesso la mia casa mi sembra con voi. Ah sì? Bella scoperta! Con la fame che ci facevi a casa tua, fai uno sforzo a stare con me. Siete una bestia! Non pensate! A ben vedere, l'essenzialità della narrazione della strada lascia intendere che tutti i film successivi possano davvero derivare da questa pellicola, quasi fossero suoi ipotetici sequel se non addirittura remake. E questo è tanto più vero nel caso specifico delle Notti di Cabiria, in cui fa il suo ritorno sulla scena felliniana la Cabiria intravista nello Sceicco Bianco, che però nella pellicola del 57 sembra più una versione aggiornata di Gelsomina. Prendiamo a titolo di esempio la scena del varietà delle Notti di Cabiria, in cui un ipnotizzatore fa interagire la piccola prostituta con un fantomatico Oscar che lei sola può vedere. Questa Cabiria a grado zero che raccoglie fiori invisibili e che danza leggiadra sul palco non è più la donna aggressiva e sfacciata che abbiamo imparato a conoscere, bensì una ragazzina timida e ingenua, proprio come la Gelsomina della strada.
La piccola clownessa emergerebbe dunque dalle profondità dell'anima di Cabiria, in quanto entrambe rappresentano due varianti di quella che il critico Jean-Max Méjean chiama la femme enfant, la donna bambino nell'opera di Fellini, un concentrato di purezza e santità che trova in Giulietta Masina l'interprete ideale, tanto da sovrapporsi all'immagine pubblica dell'attrice stessa. Ma questo personaggio, quando on vous voit par exemple dans la rue, les gens vous appellent comme ça, non? Oui, oui, oui. Mais les enfants, on me court derrière et on m'appelle Gelsomina, è arrivato Zampanon. Zampanon è arrivato. Ma l'iconicità dei personaggi di Gelsomina e di Cabiria va intesa anche e soprattutto nella sua accezione religiosa. A tal proposito, nel contributo scritto alla signora Fellini, Dominique Deluche, che del regista è stato assistente dal bidone alla Dolce Vita, accosta la figura della Masina del primo Fellini alle immagini dei santi delle chiese ortodosse. Fammi capire a te. Fammi la grazia pure a me. Quelle pose in ginocchio e a mani giunte, quei foulard o sciarpe che incorniciano la testa di Gelsomina e di Cabiria alla maniera di moderne madonnine, l'incedere strascicato di Gelsomina e le sue spalle asimmetriche quasi a sostenere un'invisibile croce dalle ovvie valenze cristologiche. Tutto questo, insomma, partecipa attivamente ad una graduale trasfigurazione dell'attrice in icona sacra. Merito anche dei bianco e nero di Otello Martelli e di Aldo Tonti che, come ci ricorda ancora Deluche, giocano sul contrasto tra il pallido della carne e l'oscuro del fard, per meglio immortalare la figura della Masina, come se emanasse luce interiore alla maniera di una vetrata figurativa. Non te l'ha detto. Non voglio più venire con voi! No! Se non ci stai te con lui, chi ci sta? Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. Non lo so a cosa serve questo sasso lì, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle, almeno credo, e anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di arciopo. La parabola del sasso, purtroppo, si compirà solo con la morte di Gelsomina, e la mal riposta fiducia di Cabiria nel suo presunto spasimante farà vacillare ogni sua speranza in una vita migliore. Eppure, sarà proprio nella sconfitta che queste due ultime donne riusciranno a sublimarsi in icone sacre. La rillera, la rillera, l'amore te l'ha fatto tradimento. Non era come tu sonnava tu, innamorata. Ma se sapessi io quello che ho dovuto passare per metterli insieme quei soldi. Gli sganassoni che ho preso. Perché vedi, quelli che si mettono intorno alle ragazze per portargli dei soldi, tu magari manco sai. Era pure sì. Per amore tutto, ma così la morte. Nel finale delle Notti di Cabiria, una lacrima nera che solca il volto della protagonista conferisce alla donna un aspetto clownesco da Pierrot. Gelsomina torna a vivere nel corpo di Cabiria. Buonasera. Giusto in tempo per uno sguardo in macchina d'antologia. E questo ben prima del celeberrimo finale di Fino all'ultimo respiro. Ma la rottura della quarta parete da parte di Cabiria non ha niente di dissacrante come avverrà invece in Godard. Semmai, ha il sapore di un congedo, quello di Giulietta Masina dalla scena felliniana. Sebbene di lì a poco, un'altra Giulietta emergerà, ma dai ricercati cromatismi di Gianni De Venanzo.
il dire, il raccontare di se stessi dipende talmente tanto da uno stato d'animo, dall'ambiente dove ti trovi, da un determinato momento di vita, che può essere un momento sereno, un momento felice, un momento invece drammatico. Perciò il dover dire a te chi sono, anche perché io ho una gran confusione, non so bene chi sono, però probabilmente sono Gelsomina, sono Fortunella, sono Gabiria, forse Gabiria più di tutti, come carattere.